Benvenuti in questa nuova puntata di Assapora. Speriamo di... vabbè, lasciamo stare. Speriamo di non aver rotto i gelati, ma oggi appunto si torna sui gelati. Andremo finalmente, torniamo ad analizzare i nostri amatissimi gelati. A me piacciono tantissimo i gelati. Andiamo ancora con le novità dell'estate 2022. Oggi, super famosissimo, il cornetto. Ma non il semplice cornetto. Ma stanno suonando, ma perché suonano sempre tutti quando io faccio video, mannaggia? Non il semplice cornetto, ma il cornetto ideato da Marianna Vitale, che non so chi cacchio sia. Vabbè, ma lasciamo stare questo piccolo dettaglio. Cornetto Sud, così l'hanno chiamato perché ideato dai sapori del Sud. Andiamo subito a vedere gli ingredienti, dove i principali sono mandorla, il frutto della passione. Ah, che passione! Passione! E poi il caffè. Leggiamo gli ingredienti: crema, gelato con pasta di mandorle, con cialda al cacao magro, con polvere di caffè, copertura cacao magro, salsa al frutto della passione. Che passione! Prima di analizzare del tutto questo cornetto, regia, vai con la sigla! Eccoci di nuovo su Assapora, andiamo oggi ad analizzare il cornetto Sud in collaborazione con Marianna Vitale. Anzi, penso che sia ideato da Marianna Vitale. Andiamo prima di tutto ad analizzare il packaging, dopodiché l'aspetto visivo del prodotto e dopo cosa più importante, il gusto ovviamente. Abbiamo una scatola da 4 cornetti e dalle dimensioni penso che i 4 cornetti siano veramente piccolini. Vediamo il packaging. A me sinceramente piace, ci sono delle scritte che andrei a leggere e quindi qua sopra abbiamo, vabbè, stellati, fa parte della categoria stellati, Marianna Vitale, che sono una categoria di cornetti che crea ogni anno la Agida. E quindi, categoria stellati, con Marianna Vitale abbiamo mandorle, il sapore delle mie estati da bambina. Ok, tutto riferito a lei, Marianna Vitale, perché questo cornetto, come ho già detto, è ideato da lei. Frutto della passione, i colori del sud, va bene. E poi caffè, l'odore della Portuga prima di un viaggio. Che? Partenza? Della partenza prima di un via... non lo so, raga, non capisco che cosa c'è scritto qua. Abbiamo anche il retro, molto carini, dove penso che questa sia lei. Ok, questa è lei da piccolina. Abbiamo un po' di paesaggi, cartoline del sud Italia. Ah, abbiamo una poesia, attenzione. Sud, sei il mio viaggio tra i ricordi e il mio desiderio di sapore. Sud, sei casa e allo stesso tempo ignoto. Se il mio porto siero il mio porto è... vabbè, non capisco cosa c'è scritto! È l'emozione prima di una nuova partenza. L'emozione prima di una nuova partenza. Una volta analizzato il packaging, c'è una zanzara, mannaggia, andiamo a scoprire il vero e proprio prodotto. Andiamo ad aprire, ok, si è aperto proprio delicatamente, non c'era un'altra apertura. Mannaggia ragazzi, c'era un'apertura qua sopra! Ho rotto tutto, va bene, dai. Andiamo delicatamente, eccoci qua. Ok, lo sto scoprendo ora la prima volta insieme a voi, eccoli qua. Oh, va bene. Che poi, alla fine la misura ci sta. Eccolo qua. Questo è il packaging interno del cornetto Sud. Guardate, super easy, super easy. Stellati, Algida, cornetto, oro e bianco. Anzi, bianco e oro. Mi piace, bellino, raffinato, delicato, super semplice. Mi piace, mi piace, mi piace. Qua ce ne sono altri 3. Andiamo ad unboxarlo. Apriamo per bene qua, perché
ci piace fare le cose con calma. Ah, già. Scusate, tengo un momento di ira. Oh yeah, oh my god. Ok. Cialda al cacao. Si vede dal colore, fatemelo vedere bene. Vedo una sostanza gialla qua all'interno, cioccolato, granella di mandorle, si vede. Il gelato dovrebbe essere sì al caffè perché rimane un po' più scuro. Come potete vedere, ve lo faccio vedere un po' in macro. Guardate che carino, ci piace. Quindi, aspetto visivo analizzato, andiamo subito al gusto e muoviamoci perché ho fame. Ma ragazzi, ma poi perché c'è buio qua? Non avevo acceso le luci, mannaggia me. Andiamo ad assaporarlo. Allora, sono curioso. Un po' strano il sapore, sicuramente il contrasto fra il caffè e il frutto della passione. Questo me lo fa sembrare un po' stranino, ma forse a mio gusto, però è buono, ci sta. No, raga, si è spezzata la punta! No, si è spezzata la punta! Vabbè, andiamo, partiamo dalla punta. Cioccolato, buonissimo. Ma che? Allora, sinceramente mi aspettavo un po' di più dal sapore. Non è che mi faccia impazzire, però aspetto che potrebbe accomunare tutti e non i miei gusti. Lo zucchero è a posto, perché di solito sapete che i gelati ormai sono super zuccherosi. Questo proprio delicato, si sente leggermente, ma neanche, quindi è ben equilibrato. Anche i sapori si distinguono per bene, quindi sto parlando del caffè, sto parlando della mandorla e sto parlando del frutto della passione. Si riescono a distinguere tutti i sapori, quindi è abbastanza ottimo come contenuto. Ed ecco che all'interno abbiamo il frutto della passione. Eccolo qua, non so se lo riuscite a vedere, la parte gialla. Molto, molto buona, si sente proprio un buon sapore per quanto riguarda il frutto della passione avvolto da questa crema al caffè. Ragazzi e ragazze, sorpresa finale. Sul finale, appunto, del cornetto. Guardate cosa abbiamo. Fantastico, ragazzi. C'è veramente tantissimo frutto dell'amore. E si sente, raga. Non potete capire il sapore. Vi giuro, provate questo cornetto perché proprio ha un'esplosione di sapori immensa. Ragazzi, wow! Non so se conoscete il Solero, quel gelato estivo super buono. Ecco, il sapore è quello là. Buonissimo! Adoro questo sapore. Buono, buono, buono. Passiamo alla parte dei voti. Ok, andiamo subito sul packaging. Io personalmente darei voto 8. Ok, carino, belle le poesie, le scritte, le foto, il colore, mi piace. Abbastanza contenuto, anche il packaging del cornetto in sé. Mi è arrivato un messaggio, perfetto. Darei un 8, si poteva fare di più, forse non voglio essere molto alto. Andiamo sull'8. Ora passiamo all'aspetto visivo del cornetto sud. Ci sta, carino, ovviamente si va sempre a rovinare durante il confezionamento, non so raga, ma comunque mi piace il colore scuro del cornetto, molto carino, ma che è, raga, sono tutto sporco di cacca. Ci stanno anche le mandorle, quel giallino che si vede all'interno, proprio nel centro del gelato, ma non è chissà che, non è qualcosa proprio di particolare, assomiglia forse proprio al cornetto classico, non tanto, non voglio dire raga, però comunque forse qualcosa di più particolare si poteva fare, non lo so, forse sì. Darei un 8 anche all'aspetto visivo del prodotto. Ultimo ma non meno importante, andiamo al voto del gusto.
All'inizio non mi ha convinto più di tanto, lungo andare nel cornetto ho capito tante cose, ho sviluppato i gusti, non lo so raga, poi mi hanno messo alla fine il frutto della passione così tanto, proprio purissimo. Mi è piaciuto, non voglio darle il 10 per alcune imperfezioni all'inizio, ma andiamo sul 9 e mezzo. Buono, buono, buono. Ma perché? Ma io spero che voi non sentiate tutte le moto che stanno passando. Spero che questa puntata di Assapora super gelatosa vi sia piaciuta. Dai, non squagliamoci dal caldo, quindi mangiamoci un buonissimo gelato. Valentino davanti, Jorge Lorenzo dietro, Rossi Lorenzo di nuovo di traverso. Forse voi non lo sapete, ma io abito all'interno di una pista da corsa. Comunque, dicevo, gustatevi un buonissimo gelato e noi ci becchiamo in una prossima puntata di Assapora.